Invocare il dono della pace e ascoltare chi soffre sono stati questi gli intenti primari che hanno accompagnato la funzione della Via Crucis del Venerdì Santo, dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia, accompagnata da canti liturgici e riflessioni. La Via Crucis si è celebrata finalmente all'aperto, con tanti fedeli che si sono ritrovati dinanzi al santuario della Madonna del Carmine a Salerno. Dal sagrato del santuario del quartiere Carmine, ieri sera l'uscita del simulacro della Vergine Addolorata, con l'entrata nella parrocchia dell'Immacolata della vicina piazza San Francesco, per poi muoversi in cammino attraversando via Schipa, via Vernieri, via Costantino l'Africano, via Fabio, via Pinto, fino a raggiungere la parrocchia della chiesa dei Salesiani, dove si è svolta una sosta prima di rientrare nel santuario, dove si è svolta la benedizione e la preghiera con dobbiaggio napoletano. Un cammino di preghiera accompagnato da canti e meditazioni con le stazioni della Via della Croce in un periodo difficile come questo, devastato da una guerra definita da Papa Francesco assurda e sacrilega, che hanno marcato il significato di seguire l'esempio dell'amore di Gesù che lui stesso ci ha donato con la croce. Tradizione, una storia lunga, quella della Via Crucis del Santuario della Madonna del Carmine, che per il priore Paolo Califano quest'anno ha avuto un significato ancora più intenso con la partecipazione di tanti fedeli che hanno percorso le 14 stazioni che ricordano la salita di Cristo al Calvario, per una Via Crucis che ha significato anche un ritorno alla normalità. Una funzione molto sentita, intensa e significativa, che ha visto insieme le 3 chiese della parte alta della città di Salerno, il santuario della Madonna del Carmine, la chiesa dell'Immacolata e quella dei Salesiani, dove è stato accompagnato in processione il Cristo deposto, un evento particolare e solenne.